Si chiamava Massimiliano Benigno, il 47enne travolto da un pirata della strada che si è poi dileguato questa mattina alle 4.30 in via Chiella nel comune di Campi Bisenzio, un personaggio conosciuto a Campi per la sua gentilezza ed eccentricità. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Si cerca ora l'autore di questo ennesimo delitto stradale. Lo conoscevo, sì, mi chiedeva l'eurino quando ci incontravamo. Viveva un po' così, insomma, lì. Io me l'hanno detto, sono rimasto tanto male e sono venuto apposta a vedere perché tenevo tanto a questo ragazzo. Era sfortunato, sfortunato al massimo, di natura proprio. Non gli dico altro perché mi commuovo. Ecco, lei stamattina entrando al lavoro ha visto questo incidente? Sì, stamani mattina, prima delle 6. Ho visto non l'incidente, ma ho visto la strada chiusa, trasennata con la striscia bianca e rossa. Due macchine carabinieri che chiudevano la strada e un'ombra lunga, si presume di un umano a terra, coperto con un telo scuro. Ambulanza, tutto qui. Facendo questa strada tutti i giorni, lei come la nota? Quell'ora è molto trafficata, la gente va veloce? Come... Va veloce perché una strada si presume non entrino, invece sono quattro vie queste. Non guardano. Perché io la faccio bicicletta tutti i giorni e c'è poco rispetto della velocità. Strada dissestata, per cui... Le immagini sull'asfalto parlano chiaro, non ci sono nemmeno grosse frenate, sembra che l'uomo abbia sterzato all'ultimo momento. L'impatto deve essere stato violentissimo. Sì, perché si vede anche male, non ci sono illuminazioni adeguate, sono fabbriche, per cui si pensa che la strada non sia trafficata, invece no, c'è persone che vanno a lavorare alle 5 la mattina. Motorino, tanti motocicli, ciclomotori, scooter. Mi dispiace perché anch'io sono su due ruote. L'investitore non si è fermato? Lo so, un incidente simile un anno e mezzo fa. Durante la mattina si è recato qui sul posto anche il suo papà e il cognato di Massimiliano. Chiaramente non hanno voluto rilasciare interviste. Signor Benigno, non so che cosa dirgli, guarda, per ora non so dire. Cosa dire perché io non vivo assieme, perciò non lo so. Ecco, ma alle 4:30 lui andava al lavoro comunque? Sì, non lo so. Andiamo via, su. In mattinata il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha postato su Facebook un messaggio di condoglianze alla famiglia.